Io adesso mi pongo accanto a quella statua. Vai, che siamo già in diretta. Tu per dire, tu hai scritto in alto. Divina teologia sola tua. L'importanza di il contributo del Museo Archeologico di Napoli con una serie di oggetti e di reperti, statue e anfore che raccontano mitologia e storia della Commedia di Dante e le collezioni del Mago. Divina archeologia è il punto di vista dell'età classica sui protagonisti dei miti. E gli eroi e i personaggi della mitologia e della storia antica che Dante e Virgilio incontrano nel loro viaggio ultraterreno. Attraverso le rappresentazioni di vasi, affreschi, statue, rilievi, monete, è possibile immergersi in una visione del mondo antico che il poeta e i suoi contemporanei avevano potuto solo immaginare, perché disponevano all'epoca quasi esclusivamente di fonti letterarie. La mostra propone un contributo, un continuo riferimento al verso dantesco e alle immagini da queste evocate, un itinerario alla scoperta delle più antiche raffigurazioni di Cerbero, delle Arpie, di Diomede, di Ercole, della storia di Ulisse o ancora dell'imperatore Traiano, di Costantino e dei miti di Minosse, di Teseo, del viaggio di Enea da Troia verso Roma. Le storie dei vari personaggi sono sviluppate mettendo accanto nuovi motivi che hanno fatto meritare a ciascuno di essi il posto loro riservato nella Divina Commedia. Si tratta in effetti di un attento e accurato studio dei versi della Divina Commedia e i riferimenti al mito. E quindi il Museo Archeologico di Napoli offre il suo contributo ai 700 anni per celebrare Dante. Ecco, accanto subito Diomede. Personaggi del mito e della storia. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Giuseppe, buonasera, ci do fastidio. Anzi, Anzi. l'importante è che mi fa piacere di questo incontro perché possiamo raccogliere le tue opinioni per il nostro pubblico. Siamo in diretta con Positano News e quindi le tue impressioni al primo impatto. Superato questo momento iniziale della folla all'inaugurazione, alla presentazione di qualche oretta fa, adesso ce la godiamo con tutta la calma. Io non c'ero, ma io credo ci fosse comunque. Ma il primo impatto sicuramente È di grande effetto, perché no, selezionare. ti immagini qualcosa di molto più grande, però poi in effetti a vedere le vetrine sono dense, cioè nel senso che l'hanno visto pezzo per pezzo e chiaramente se tu guardi una mostra pezzo per pezzo non ci vogliono 100 minuti, ci vogliono almeno un paio Quindi l'inganno è nel parlare di una e due sale, ma poi due sale sono ricche di d'ore. vetrine Sì, che mostrano tantissimi solo se ti reperti. fermi sulla collezione vascolare all'inizio lì vedi che cioè, poi ci sono pezzi eccezionali. Questo viene dalla casa di Apollo di Pompei, è un Apollo molto diciamo così, Femmineo. sì, ma dalle forme molto giunoniche. Che inganna questo aspetto che però è interessante, no? Perché sono poi queste qua, queste della Rischio Fortuna con Bellissima, il timone, microscopica ma sì. bellissima. Poi c'è la statuina di Marte che è proprio di Ercolano. Questa è bellissima, questa è sempre da Pompei ed è una Venere che si strizza i capelli. Cioè, Sì, quindi si è fatta Venere che sta, l'uscita. Venere Anadiomene, che sta uscendo, uscita dal Dall'acqua. bagno e si sta strizzando i capelli. E quindi è un tipico
motivo che si ritrova anche nelle case europeane, per esempio. Un po' come la Venere che si toglie i bikini, perché la Venere in Sì, bikini diciamo che è che quel mette gusto calzari, ellenistico. se Beh, ma la cosa interessante è che si vedono ancora i colori. i fissanti del colore e anche qui vedi, per esempio, c'erano le tracce sulla veste. Vabbè, poi ci sono queste qua che sono interessanti. Plachette, sono delle placchette che forse provengono da Pompei, un'area forse vesuviana più in generale, però non è ben definito il contesto di provenienza. C'è Questa tigna di Cerbero, sempre in bronzo. bellissimo. Dall'altro lato Queste invece monete? queste Ah, monete bell'obolo provengono per da Caronte. Napoli, queste sono state trovate nella necropoli che si trova, nella necropoli di Santa Teresa. Ah, qua vicino. Queste monete di secondo secolo dopo Cristo. L'obolo per Caronte. La base ovviamente è moderna, cioè nel senso che risale al periodo borbonico. Molto, molto ellenistica La ruota della fortuna, per i latini la tua era divinità che presiedeva le sorti dell'individuo, come tale era immaginata incostante, volubile, cieca e sorda ai lamenti degli uomini. Dante riprende l'immagine antica della fortuna come dea, ma la sottopone alla volontà di Dio, come già nella consolazione della filosofia di Boezio. La fortuna dispone di una ruota che gira senza sosta, distribuendo in maniera mutevole onori, ricchezze e poteri tra gli uomini. A differenza di altre illustrazioni dantesche in cui la fortuna fa girare la ruota, in questa immagine la ruota si muove da sola, innalzando e abbassando senza sosta la posizione di chi è collocato su di essa. Questo è Apollo, anche qui. Anche questo è di area vesuviana, però divisa un pezzo molto interessante. Ti seguo. Secondo me poco conosciuto al grande pubblico, è un bustino che proviene in bronzo, che proviene dal Ercolano di Augusto. Fattezze straordinarie, Le orecchie a sventola te sì, lo ma fanno fattezze pensare. veramente straordinarie del primo imperatore. Guarda, è Sì, eccezionale, molto in effetti realistico sì, come nel infatti. tipico nella artistica romana. È veramente eccezionale questo pezzo. E poi viene l'Ercolano. E poi c'è anche questo qua, questo dipinto, non so se questo Helios, proviene questo qua dalla casa dell'argenteria, si trova proprio questa qua a Pompei. Poi c'è il famoso libro di Ferro Nici, La Sorte, cioè in effetti sono riuniti alcuni temi. Degli eroi, di mostri che trovano presenza nella Divina Divina Commedia. Commedia. Quindi c'è questo dialogo tra Medioevo e antichità, cioè di come il Medioevo poi vedeva l'antichità. Quindi è una mostra che ad una prima impressione lascia un po', Perplessi perché no, non dice. riesce a vederle. Sono, ma com'è? Sono solo due sale, però poi se te le vai No, a sono vedere, piene, sono. piano piano tu trovi E per primo opere e troviamo pezzi Mero. eccezionali, e poi soprattutto te li vedi, questa è la cosa secondo me geniale, non che vogliono fare Il piacere il di vederli peana tutti insieme. Giulierini, è che praticamente li vedi a distanza ravvicinata. Democrito. No, non solo, li vedi insieme, Socrate, perché sì. questi nella loro disposizione. No, vedi infatti Pan, soprattutto quello. Cioè, vedi, guarda, veramente. Poi con la giusta illuminazione. Seneca Socrate Seneca. e Zenone.
Questa è la villa di Villa di Papino. Bellissimo questo sopra, ti guarda. Magnifici tutti quanti. Omero. Il gran cieco. Prima sala. Questa è la vista. Andiamo a vederla insieme. Dove gli stati di Traiano, gli Sì. omeri che aprono la mostra. Fanno un po' da biglietto da visita e il percorso non si c'è una pianta della Commedia di Dante con i vari inferno, purgatorio e paradiso, diviso per appunto il cielo, invece, i vari gironi. Quindi si ha subito una fotografia, anche pronto da possiamo dire topografica, no? Della Divina Commedia. Poi qui ci sono riuniti alcuni pezzi Io sarò strepitosi per quanto primo riguarda e tu sarai secondo. la collezione Giustizia. vascolare del Mano. E qui per esempio sono, ecco, i racconti del mito, ci sono gli eroi che compaiono nella Divina Commedia e di ogni eroe viene riportato Ecco qui il Achille. racconto che ne fa nella Divina Commedia Achille Chirone, Dante. Ecco, per esempio qui abbiamo un famosissimo dipinto che viene dalla cosiddetta Basilica di Arcolano, dove sono raffigurati Achille e Chirone che lo sta educando suo maestro. all'educazione musicale. E vedi il grande Achille che con amor al fin combatteo. La cosa interessante è che c'è la possibilità di leggere attraverso il QR Versi. code questi Il passi. verso è la spiegazione del verso. Bellissimo. Sotto le ambiti di ogni eroe, in questo caso viene riportata nella teca una serie di oggetti dove viene rappresentato il personaggio, in questo caso Achille. Poi passiamo ad Ercole. Giuseppe, che cosa ha perturbato chi è in questo caso? La dottoressa Cosentino, se non sbaglio. Perché il Questi schifo in quanto curatore. sono belli, mamma Questa mia, è le l'argento. fatiche di Ercole che vengono, questi due schifoi che vengono dalla casa del Menandro a Pompei. Guardate che la fattura c'è. Anche in questo caso si ha la possibilità veramente, anche lì però c'era lo stesso, di vederli veramente in maniera molto ravvicinata. E si colgono proprio tutti i particolari. Vedete qui Eccole con la Achille, pelle. Ercole con la Leontè. Ancora questa coppa molto bella a figure nere, ma guarda anche, puoi guardare L'interno, nel. sì, cerchiamo di inquadrare l'interno. E qui ci sono riunite alcune delle fatiche di Ercole rappresentate sulla produzione vascolare a figure nere, soprattutto. E ancora sempre Sempre Ercole, il Cerbero. mito, sì. Quindi vuol dire che la figura di Ercole era particolarmente Rappresentata, nota sì, nel mondo viene antico, proprio rappresentata. evidentemente era una specie di Superman dell'antichità. Quindi erano notissime le sue fatiche, anche la produzione, sia la Ercole scolare che anche delle quella lì pittorica, è molto. nere. Bella questa. Teseo, l'imperatore. Qui per esempio è un dipinto che già è stato esposto al Museo Archeologico in una precedente mostra e si vede l'episodio famosissimo della consegna Il del filo di filo Arianna di che dà il Arianna a filo Teseo. a Ecco, questo Teseo. proviene dalla casa della caccia antica, appunto. Questo pure è molto, non è di fattura eccezionale, però è sicuramente da vedere, perché non è molto Ma peccato, visibile sì. nelle collezioni del Mano, soprattutto per mostre. Questo poi viene ovviamente famoso, questo viene da Ercolano.
Centauro. Sì. Teseo è un centauro. Invece poi siamo passati al Pio Enea. Anche qui, Eccola qua. oltre al vaso, ci fa vedere sempre l'episodio di Achille che sta scappando, scusami, di Enea Viene che che sta scappa scappando col dalla città di padre Troia. Guarda, chi sia Achille. qui, c'è la statuina che è esposta nella collezione degli oggetti di vita quotidiana del Manna, che invece è stata adesso esposta nella Fatto qua, sì. mostra, e proviene anche questa ovviamente da Pompei. Ma guarda la fattezza, sembra Beh, i quasi un... colori ancora che Sì, ci sono sono, eh. ancora prendi in terracotta e soprattutto i personaggi sono resi con grande realismo. E la cosa divertente è che il figlio, Ascanio, guarda, Tiene anche porta l'elmo. l'elmo, infatti. L'elmo del padre, Lui, il Anchise, porta vecchietto. invece L'ari, secondo porta me, in quella evidente, sì, porta cassetta. evidentemente qualcosa di molto prezioso che è riferibile alla tradizione familiare, evidentemente anche al fatto che poi da lì inizierà la storia di Roma, no? La seconda Troia Roma. È interessante questo gruppetto di terracotta perché sembra quasi un giocattolo, se ci fai caso. E la raffigurazione di Enea che scappa da Troia col padre e col figlioletto è ripresa anche in un affresco abbastanza, anzi un dipinto murale, chiamano dipinto murale abbastanza piccolo, che si trova nella collezione del Gabinetto Segreto, dove i personaggi sono resi in maniera parodistica, cioè per farti capire che in effetti anche questi episodi di monumentale tradizione venivano poi resi in maniera Diciamo più satirica, leggera, scherzosa, tant'era la loro diffusione. Questa poi è una descrizione che viene anche in questo caso da Pompei, e sono gli elogi, vedi, Eneas in questo caso. Se non sbaglio, questa proviene dall'edificio di Aumachia a Pompei. Poi si conclude con Ulisse, possiamo dire, ecco in questo caso l'eroe che rappresenta l'astuzia, l'intelligenza, con un dipinto molto interessante che vediamo per la prima volta, ecco proprio, guarda, l'altezza d'uomo. Invece questo è un po' più in alto nella collezione degli affreschi, e si vede qui la scena è riprodotta con la tecnica appunto della pittura romana, che era quella tipica Saliscente, no, quella vedi? tipica tecnica detta della narrazione, quindi una tecnica appunto narrativa. Colonna Vedi Traiana. soprattutto, la cosa che ci interessa di più è l'entrata del cavallo, Sì, che che viene viene tirato da... sospinto, che viene tirato dai troiani Immagino all'interno veramente i della troiani città. che stanno Qui, lì. guarda, viene abbattuta parte della Le murazione porte della scendono. porta, sì, che viene praticamente E fanno abbattuta e entrare il cavallo. consentito l'ingresso del cavallo. Qui c'è, come dicevi prima tu, i nobili della città che stanno aspettando E qui è all'interno della città turrita. la Qui fiaccola la che dea che praticamente distruggerà. la dea che sta sovraintendendo l'entrata del cavallo, che poi Mostra il chiaramente giunone. sarà la fine Lei. Il giunone era mica durata di 3 anni, mentre invece Atena. Atena. Il palladio stava lì dentro, quindi Vabbè, un cavallo di Troia, abbiamo visto bellissimo. con l'anfora panatenaica, con il ratto del Palladio, come dicevi tu prima, che poi rappresenta un momento importante, portando via la divinità dalla Portando città. via Tu il palladio, la città cade, non ha più la depotenziavi protezione. la protezione della dea verso la città stessa. Giuseppe, grazie, sei stato grandioso nel descriverci Vabbè, la tutto cosa questo. minima. Alla prossima!